Dov'è Jenny? Sta calmo, amico. Non si può parlare d'affari con un mitra puntato sulla faccia. Tua figlia è viva, colonnello. Dipende da te che continui ad esserlo. La mia gente ha dei conti arretrati con te. E se vuoi rivedere tua figlia, devi collaborare. D'accordo? No. Bennett? Ma non eri morto? Qualche traccia di Matrix? No, signore, solo quei morti. Crede che ce ne siano altri? Se l'hanno lasciato vivo, credo che ne troveremo molti. Bravo, sei divertente e simpatico. Per questo ti ammazzerò per ultimo. Ah, per favore, non disturbate il mio amico, è stanco morto. Maledetto porco! Si decide a raccontarmi tutto oppure no? No. Dov'è Jenny? Fottiti tu e lei. Non ho sentito. Te lo dirò più forte. Fatti fottere. Senti, la tua fedeltà è commovente, ma in questo momento non è la cosa più importante della tua vita, perché la cosa più importante è la legge di gravità. Per onestà devo confessarti che questo è il mio braccio più debole. Non puoi ammazzarmi. Se vuoi sapere dov'è tua figlia. Allora dov'è? Io non lo so, ma lo sa Cook. Ti porto dove devo incontrarlo. Non mi ci porterai. Ma perché? Perché so già dov'è. Ricordi quando ti ho detto che t'avrei ammazzato per ultimo? Sì, l'hai detto, l'hai detto! Ti ho mentito. Che ne ha fatto di quello? L'ho lasciato andare. Hai paura, figlia di puttana, e fai bene, perché questo berretto verde ti farà a pezzi. I berretti verdi me li mangio a colazione, e in questo momento ho molta fame. Prendiamo l'auto di Cook. Tanto a lui non serve più. Quello cos'è? Un lanciarazzi. Mettiti in moto, vecchio bidone, parti o t'affondo! Con le buone maniere. È stato Matrix. Chiami l'ufficio federale, dica di stare all'ascolto di tutti i canali della polizia, aviazione e marina. Cosa si teme? La terza guerra mondiale. Rispetti il silenzio radio finché non mi scoprono. E come lo saprò? Perché vedrà saltare in aria la Terra. Lasciato qualcosa anche per noi. Solo cadaveri.